Nessuno vince qui dal 18 dicembre 2015, poi la Luparense non ha mai sbagliato per l'acqua e sapone vincerne due in tre giorni. Questa è la prima, questa è la missione. L'acqua e sapone deve ribaltare il 3-6 nell'andata. Buonasera dal Palalupi di San Martino di Lupari, con l'intervento di Murillo che va a spezzare la trama della Luparense. Tacco per Jonas, la deviazione, la Luparense subisce il gol, l'acqua e sapone passa in vantaggio con un tiro cross di Jonas che è stato deviato in porta probabilmente da difensore Onorio che la butta in porta. Da questo replay la vediamo meglio, ecco Onorio con il mancino. Vista così la gara, credo che Taborda oggi dovrà fare vista di Brandi, che poi sboccata e trova il gol al primo vero assalto. La Luparense la rimette in piedi, Alan Brandi con dell'ex 1-1. Raramente Alan Brandi usa il piede destro, si sta tornando come un po' più in gara. Volo, e poi come Wellington scivolata di Luca Ian, calcio di rigore giallo per Luca Ian. Opportunità solare per la Luparense, parte Ramon e trova l'angolo giusto, chiama la torcida quando il gioco si fa duro. I duri cominciano a giocare, Ramon 2-1. Si stacca Zanella, ancora Onorio, danza sul pallone, Onorio insiste, tocca largo per Taborda, grande scambio e super gol, lo confezionano due mostri, 3-1 Umberto Onorio. E ha detto a Taborda dove lo rivoleva, da lì bravissimo il giocatore argentino a riposizionare la palla per Onorio. Un sistema organizzato con giocatori di valore sicuramente trova lo spazio. Trattenuta del giocatore azzurro, altro anticipo stavolta di Tove su Luca Ian. Ivano, l'intervento con la gamba, va a colpire il giocatore della Guinea Equatoriale. Va a battere Ramon che centra il ginocchio di Mammarella che tiene in piedi Abruzzese. Murillo, Jonas si butta dentro Romano, ancora Jonas, tocca per De Oliveira. C'è ancora speranza per l'acqua e sapone. Gran destro di Giulio De Oliveira. 2-4. Poi spazio a De Oliveira di solare e preparare il tiro. Anche se non avesse preso la porta, avrebbe trovato Romano sul secondo palo. Onorio, sterzata come al solito di Onorio, che avanza, alta sterzata. Onorio può liberare il sinistro. Ancora Onorio! È un gol illegale! È un giocatore senza senso! Questa l'abbiamo fatta due minuti fa su quanto riesce a ottimizzare ogni centimetro di campo. Anche in questo caso fa un gol veramente spettacolare. C'è ancora Jonas dentro per la pettata di De Oliveira che trova un assist facilissimo per Murillo. Malissimo la Luparense in difesa, 3-5. Jonas, Murillo, Lima in porta! Sotto la traversa, un gioiello di Gabriel Lima. 10 minuti alla fine, ma che partita sta ridiventando. 4-5. Ma l'ha messa sotto gli incroci. Situazione da fuori che stavo dicendo prima, dove Jonas spinto sarà andato a conquistare quella zona di campo perché stava facendo molta densità la Luparense. De Oliveira fuori, sbaglia, poi Taborda che in qualche modo esce, Mancuso in porta, Jonas evita il gol. È incredibile, la palla finisce in porta, l'acqua e sapone trova il gol del 5-5 con Luca Ian che si inginocchia e trova il pari, ancora le mani al cielo, sempre l'impronta di Luca Ian, incredibile rivolta, Lima per Luca Ian, destro potentissimo che abbatte la traversa. Due dentro, Luca Ian e De Oliveira, Jonas prova a tenerla, la mette per De Oliveira, Luca Ian! È lui l'uomo del destino, 6-5, capovolge la partita, va a esultare sotto il pubblico del Palalupi e dice no, ragazzi sono io che detto legge qui. Gnarelli lo va a fare quasi da quarterback, dentro per Brandi, colpo di testa di Jonas, l'acqua e sapone interrompe una serie positiva della Luparense in casa che durava quasi da un anno e mezzo, ma ciò che più conta rimanda il discorso a gara 3.